Torniamo in Trentino Alto Adige e torniamo a parlare di un altro dei progetti che è diventato beneficiario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Mi ha raggiunto al telefono Michele Tais della provincia autonoma di Bolzano, della ripartizione informatica appunto della provincia. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Siete stati beneficiari di molti diversi finanziamenti legati a diversi progetti di government. In alcuni la provincia è proprio capofila, in altri invece fa parte del gruppo, ma parliamo di quelli della provincia. La prima domanda che le volevo fare: a quanto ammonta più o meno la quantità, il totale dei finanziamenti che avete ricevuto? Sì, dunque, allora in questo periodo di programmazione dei fondi europei abbiamo iniziato 5 progetti per un totale di 6 milioni e 800 mila euro. Lei ha detto i government, spieghiamo che cosa vuol dire ai nostri ascoltatori. Dunque, i government significa il poter gestire atti amministrativi, procedure amministrative tramite le tecnologie dell'informazione, per cui il cittadino può da casa, al suo computer, compilare dei moduli, inviarli alla pubblica amministrazione e ricevere poi anche le risposte in formato digitale, in modo da avere una comunicazione completamente digitale tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Certo. In che cosa consistono i diversi progetti che hanno ricevuto il finanziamento? Quali cose porteranno, diciamo così, ai cittadini? Allora, abbiamo lavorato su diversi fronti. Abbiamo lavorato sia sul lato infrastrutturale, per cui per esempio cito il progetto Data Center, perché chiaramente è importante avere dei server di buon livello, delle strutture di data center di buon livello che possano supportare poi i vari servizi. È importante anche per la sicurezza, infatti il progetto Data Center mira anche a creare un sito di disaster recovery lontano dal data center di Bolzano, in modo da garantire la massima sicurezza e disponibilità del dato su queste macchine, appunto. Poi abbiamo lavorato su servizi al cittadino, come per esempio cito il progetto eVeras, che è di fatto un portale web per l'organizzazione di volontariato. Poi abbiamo il progetto Open Forms, come l'abbiamo chiamato, cioè con un'infrastruttura open source, perché noi puntiamo anche all'utilizzo di piattaforme con codice aperto, appunto. E uno dei progetti poi più importanti è il progetto MyCivis, che è un portale unico, centralizzato, in cui il cittadino vede tutti i servizi che la pubblica amministrazione dell'Alto Adige eroga. Questo è un progetto forse più importante, perché mira proprio a consolidare i servizi in un punto unico, risparmiando risorse, risparmiando infrastrutture, dando al cittadino veramente un valore aggiunto. Poi abbiamo un altro progetto, che è quello di parliamo di infrastrutture, di installazione di beacon, che sono dei piccoli radiofari che consentono la geolocalizzazione dove non c'è copertura GPS o copertura di cellulare. Questa infrastruttura permetterà sia al mercato locale di sviluppare nuovi servizi innovativi sul territorio e poi chiaramente al cittadino di usufruire di questi servizi. Quindi diamo servizio al cittadino e facciamo anche innovazione sul mercato locale. Avete ricevuto dei bei risultati, dei bei feedback dai cittadini? Sì, abbiamo ricevuto soprattutto su MyCivis, abbiamo ricevuto ottimi feedback, perché anche in questo contesto abbiamo seguito quelle che sono le norme nazionali e dell'agenda digitale italiana. Per esempio abbiamo introdotto lo SPID, che è il sistema pubblico identità digitale, che è questa user and password unica per tutti i servizi della pubblica amministrazione a livello nazionale, e devo dire che siamo stati i primi in Italia a togliere i singoli account locali, le singole credenziali locali, per passare esclusivamente su tutti i servizi in Alto Adige a un'unica credenziale nazionale. Questo è un vantaggio per il cittadino, perché non deve più ricordarsi per ogni servizio, per ogni modulo, una password diversa, ne è una con la quale può accedere a 72 servizi altoatesini e anche tutti i servizi nazionali, come il 730 online per esempio, o l'Agenzia delle Entrate o l'INPS, per citarne uno. Quali sono i prossimi passaggi, i prossimi passi? Siccome appunto la programmazione finisce nel 2019, stiamo concludendo i progetti, raggiungendo gli obiettivi e aggiungendo nuove funzionalità.
nuovi passi sono appunto quello di dare sempre di più servizi al cittadino, servizi digitali e anche digitalizzare i processi interni della pubblica amministrazione, perché un servizio digitale funziona bene se c'è un dialogo completamente digitale tra l'ufficio pubblico e il cittadino stesso, senza interruzioni cartacee o con altri mezzi che non siano digitali. Questo è un po' l'obiettivo di digitalizzare il più possibile.